Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi, porca di quella porca, lo state già vedendo ragazzi, lo state già vedendo alle mie spalle. Sicuramente avete già dato un occhio al Twitter di di Fortnite, ragazzi, al tweet che Epic Games ha al tweet che Epic Games qualche ora fa ha rilasciato. Ragazzi, nessuno di noi si sarebbe mai aspettato che con l'arrivo della patch 5.4.0 o 5.40, chiamatela un po' come vi pare, sarebbe arrivata una cosa così sgardarger che nessuno si sarebbe mai aspettato. Sto parlando, ragazzi, ovviamente della nuovissima skin Wild Cards. E come vedete, ragazzi, carte selvagge, se volessimo chiamarla in italiano, una skin a parer mio meravigliosa, ragazzi, è bellissima questa skin, come vedete, con tanto di smoking bianco, c'è un vestito da paiura, guanti di pelle nera, tiene addirittura una valigetta con delle manette attaccate. Ma la cosa, ragazzi, che ci fa più particolare, che ci fa più particolare, che cacchio di sale ti sei preso, la cosa più particolare di questa skin, ragazzi, ovviamente è la personalizzazione che possiamo fare, come vedete, modificandone probabilmente la maschera. Nell'immagine che ci viene pubblicata direttamente, tanto c'è gente che si iscrive anche mentre io registro, nell'immagine che ci viene pubblicata nel tweet ufficiale della pagina di Fortnite, ci dicono: "Sweet up, the high stakes event begins next week and with it comes the new gateway LTM, wild card outfit and high stakes challenge." Vuol dire, ragazzi, che arriverà insieme alla patch una nuovissima modalità che si chiamerà High Stakes, una modalità a tempo limitato che sembrerebbe possa dare, insieme a dei punti come al solito ci danno le modalità, anche la nuova skin. E tra l'altro, ragazzi, ci sono anche delle cose molto molto particolari su quello che riguarda la settimana numero 9 della season 5 di Fortnite, dove girano voci ci siano delle missioni dedicate esclusivamente a questa nuovissima skin Wild Card. Quindi, ragazzi, una roba veramente veramente incredibile, meravigliosa da vedere, anche perché, allora, c'ha un po' del John Wick questa skin, diciamocelo, un pochettino. Vi ricordate il John Wick, l'ultimo personaggio sbloccabile nel pass battaglia a livello 100 della season 3? Però, ragazzi, c'è da dire che è veramente meravigliosa. Tra l'altro, in un evento ufficiale, per sbaglio, Epic Games ha mostrato appunto che ci possono essere delle modifiche nella skin per quello che riguarda la maschera. Quindi, se noi pensiamo che i semi delle carte da gioco sono 4, e se pensiamo che nell'immagine ufficiale c'è ovviamente la faccia con il cuore, è molto semplice cercare di capire che potrebbero esserci gli altri semi delle carte da poter intercambiare nella maschera. Ma ragazzi, se questa skin è meravigliosa e se la nuova modalità vi fa fare un pochettino di cacca nelle mutande perché è meravigliosa, allora state qui a sentire, perché ragazzi, c'è anche un bel po' di novità, ci sono anche un bel po' di novità per quello che riguarda appunto tutto l'update 5.40. La prima, ragazzi, è relativa alla tempesta, ragazzi. La tempesta diventa molto molto più violenta da adesso, o meglio, dall'arrivo della nuova patch. La tempesta distruggerà o comunque danneggerà pesantemente anche le strutture in end game. Incredibile, ragazzi, ci sta un botto come cosa. Sappiamo, ragazzi, che le doppie pistole e la pistola silenziata avranno una rarità rara e sembrerebbe non più epica.
le bombe ballerine, da adesso ragazzi se ne troveranno due al posto di una per poterle inserire nel nostro inventario. Avremo anche i C4 ragazzi, che invece da rari diventeranno epici, e non è mica finita, perché sembrerebbe che stia per arrivare anche un nuovo oggetto per muoversi in giro nella mappa. Io so già qual è, ma lo saprete nel prossimo video. Anche voi ragazzi, vi faccio il verso così, nel senso, non è, il suono non c'entrava niente. Gli scudi da 50 ragazzi, gli scildoni, da adesso potranno essere tenuti in uno stack da 3 invece che da 2 come al solito. E ovviamente ragazzi, l'ultima modifica riguarda anche gli edifici, quindi l'edificio, quello centrale a pinnacoli che ci accompagna dall'inizio di questa season, finalmente dovrebbe essere al 100% ricostruito. Beh ragazzi, questo era il video che parlava appunto della nuova skin e della nuova patch che prestissimo tutti noi troveremo sui nostri campi da guerra di Fortnite. Vi ricordo sempre di tenere un bel pollicione in su se vi è piaciuto questo video, di iscrivervi in tantissimi al canale, di rimanere su questo canale per tutti i leaks, gli aggiornamenti e le curiosità che riguardano il meraviglioso mondo di Fortnite. Noi ci vediamo in live. Ciao!